Nello sviluppo del progetto l'Italia può contare su due validi partner, come la Francia e la Croazia, nonché sul supporto delle competenti agenzie europee e internazionali. Analisi di GIE erano già state sperimentate in passato sotto l'egida di Europol nell'ambito del gruppo di lavoro EMPAC Balcani Occidentali, che l'Italia ha guidato assieme all'Austria e alla Francia in veste di responsabile del settore sul traffico delle armi. Sempre nell'ottica di favorire la stabilità e la sicurezza tra le due sponde dell'Adriatico, negli ultimi tempi l'Italia ha avviato una serie di mirate iniziative volte a individuare un percorso comune. Dopo aver finalizzato le nostre intese in appositi accordi bilaterali di cooperazione, abbiamo costituito una capillare e efficiente rete di ufficiali di collegamento, distaccando i nostri rappresentanti in ciascun paese dei Balcani occidentali. Le relazioni, cari colleghi, dell'Unione Europea con i Balcani occidentali segnano oggi un giorno di importante avanzamento. Oggi credo che sia una giornata davvero importante per le relazioni tra i paesi dei Balcani occidentali e l'Unione Europea. Ed è un passo in avanti che viene da lontano, perché si iscrivono nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione avviato nel 1999.